Fare matematica significa anzitutto dimostrare quello che si afferma. Abbiamo visto in precedenza come la proiezione stereografica trasformi i cerchi della sfera, che non passano per il polo, in cerchi del piano, e adesso lo dimostreremo. Anche se questo teorema è conosciuto da lungo tempo, sarò io, Bernard Riemann, a presentarvelo. Mi si onora spesso parlando della sfera di Riemann. Dimostrare è molto più di mostrare. Non basta osservare in un film che una curva sembra un cerchio per essere certi che sia effettivamente un cerchio. Una dimostrazione matematica deve convincere attraverso un ragionamento e deve spiegare perché si tratta proprio di un cerchio. È il grande Euclide, nel III secolo prima di Gesù Cristo, che ha formulato le regole del gioco matematico nel suo libro Gli Elementi. Una dimostrazione deve basarsi su dei fatti che a loro volta devono essere dimostrati. All'inizio, però, bisogna pur cominciare da qualcosa e accettare delle informazioni senza dimostrazione. Sono gli assiomi. La matematica appare dunque come un'immensa costruzione le cui fondamenta sono gli assiomi e in cui ogni mattone si poggia sul precedente. Per dimostrare il teorema della proiezione stereografica, in teoria, dovremmo partire direttamente dagli assiomi. Tuttavia, non abbiamo il tempo per farlo. Daremo quindi per assunti alcuni teoremi classici della geometria, quelli che in generale si imparano alle medie o alle superiori, e dimostreremo il teorema. Cominciamo con una cosa semplice: l'intersezione di una sfera e di un piano. Si vede chiaramente che quando un piano taglia una sfera, se il piano non è tangente a tale sfera, allora l'intersezione è un cerchio. È evidente. Ma perché è vero? Come dimostrarlo? Consideriamo un piano qualsiasi, di colore blu. Possiamo tirare la perpendicolare dal centro C della sfera a questo piano. Chiamiamo P il piede di questa perpendicolare. Consideriamo due punti, A e B, sull'intersezione della sfera e del piano, e osserviamo i due triangoli CPA e CPB. Hanno un lato in comune, il lato CP. Entrambi sono dei triangoli rettangoli, dato che l'angolo in P è un angolo retto. Lo è perché il piano è perpendicolare a CP. Le loro ipotenuse, AC e BC, hanno la stessa lunghezza, visto che i punti A e B sono sulla sfera e dunque alla stessa distanza dal centro C. E adesso ricordiamoci del teorema di Pitagora. Visto che i nostri due triangoli rettangoli hanno due lati della stessa lunghezza, ne deduciamo che in realtà hanno i tre lati della stessa lunghezza. Abbiamo così dimostrato che PA e PB hanno la stessa lunghezza, vale a dire che A e B sono sullo stesso cerchio di centro P e giacente sul piano blu. In questo modo abbiamo dimostrato che tutti i punti che sono contemporaneamente sulla sfera e sul piano appartengono ad un cerchio. Ma questo significa che tutti i punti su tale cerchio sono contemporaneamente sulla sfera e sul piano? A priori no. Dobbiamo ancora dimostrarlo. Sia A un punto dell'intersezione della sfera e del piano. Consideriamo il cerchio del piano blu di centro P e che passa per A. Dimostreremo che questo cerchio appartiene alla sfera.
sia B un punto di tale cerchio. Osserviamo i due triangoli CPA e CPB. Hanno in comune il lato CP. Entrambi sono dei triangoli rettangoli, dato che l'angolo in P è un angolo retto. Ora, le due lunghezze PA e PB sono uguali, dato che A e B sono sullo stesso cerchio di centro P. Ancora una volta, grazie al teorema di Pitagora, possiamo dunque concludere che le due ipotenuse hanno la stessa lunghezza. La lunghezza CA è uguale alla lunghezza CB. Ciò vuol dire che il punto B è anch'esso sulla sfera, dato che la sua distanza dal centro C è la stessa che quella di A. Ecco, abbiamo dimostrato che se un piano taglia una sfera, la sezione che otteniamo è un cerchio. Consideriamo un diametro APB del nostro cerchio e piazziamolo sul piano dello schermo. Il piano blu appare come una retta sullo schermo e la sfera come un cerchio. Disegniamo le tangenti al cerchio in A e B. Esse si intersecano in un punto S. Evidentemente, la retta CS è ancora un asse di simmetria per la nostra figura. Perché? Ebbene, perché i triangoli CAS e CBS sono uguali. Perché? Ah, semplicemente perché sono due triangoli rettangoli che hanno l'ipotenusa in comune e i lati CA e CB sono della stessa lunghezza. Perché? Ma perché sono due raggi, insomma. Lo vedete voi stessi. Se dovessimo esaminare in dettaglio tutti i passaggi, questo film risulterebbe il più lungo della storia del cinema. Riassumiamo. Abbiamo appena dimostrato che un cerchio tracciato su una sfera può essere sempre pensato come luogo di contatto tra un cono di rivoluzione e una sfera tangente. Se volete, la sfera è come una palla di gelato su un cono. Bene, non è tutto, ma non dimentichiamo il nostro obiettivo: dimostrare che la proiezione stereografica manda cerchi su cerchi. Per cominciare, ci preoccuperemo di dimostrare quello che i matematici chiamano lemma. Ecco il piano tangente alla sfera in un certo punto A, visto di taglio. Ecco il piano tangente alla sfera in un altro punto B, visto anche lui di taglio. Questi due piani si intersecano in una retta D, ma per il momento vediamo solo un punto, visto che tale retta è perpendicolare allo schermo. La figura ottenuta è simmetrica rispetto alla bisettrice delle due rette che stiamo vedendo. La figura di dimensione 3 è simmetrica rispetto al piano bisettore dei due piani tangenti. Prendiamo un piano che contiene il segmento AB. Esso taglia la nostra retta D in un punto M, sempre che il piano non sia parallelo a D, chiaramente. La simmetria della figura rispetto al piano bisettore mostra che AM e BM hanno la stessa lunghezza. In altre parole, il triangolo ABM è isoscele. Questo era il nostro lemma. Bene, adesso possiamo dimostrare il nostro teorema grazie a quanto abbiamo appena scoperto. Si prende sulla sfera un cerchio che non passa per il polo nord. Vogliamo dimostrare che la sua proiezione è un cerchio. Guardate, se invece di proiettare sul piano tangente al polo sud, noi proiettiamo su un piano a lui parallelo, il teorema di Talete ci garantisce che tutte le proiezioni sono simili. Dunque, per dimostrare il nostro teorema, abbiamo il diritto di scegliere il nostro piano di proiezione come vogliamo.
sempre che, ben inteso, sia parallelo al piano tangente al polo sud. Bene, piazziamo il nostro cerchio giallo in un cono. Vi ricordate? La palla di gelato nel cono di vertice S. Ebbene, noi proietteremo sul piano orizzontale che passa per S. Il punto B si proietta sul punto D. Ma guardate la figura, i triangoli AMB e DSB sono simili. Perché? Ancora una volta, è il teorema di Talete che ce lo dice. Ricordatevi del nostro lemma, il triangolo ABM è isoscele, dunque anche il triangolo BDS lo è, e quindi la lunghezza di BS è uguale a quella di DS. Quando il punto B si muove sul cerchio giallo, il segmento BS resta tangente alla sfera. La sua lunghezza è quindi costante. Dato che BS e DS hanno la stessa lunghezza, il segmento mobile DS resta anch'esso di lunghezza costante. Ora, dire che DS è di lunghezza costante corrisponde a dire che D descrive un cerchio di centro S e dunque che la proiezione del nostro cerchio giallo sul piano orizzontale che passa per S è contenuta in un cerchio. Come abbiamo visto prima, ciò implica per il teorema di Talete che la proiezione sul piano tangente al polo sud è ugualmente contenuta in un cerchio. E questo è esattamente quello che dovevamo dimostrare.